Allora, confronto, se volete, piccola somma, wrap up di confronto fra funzioni ricorsive e funzioni iterative. Ricordate, qualsiasi funzione ricorsiva può sempre essere fatta in modo iterativo. L'esempio del fattoriale è assolutamente banale. Fibonacci è ugualmente semplice, anzi, tendenzialmente è più facile scrivere una funzione iterativa che non scrivere una funzione ricorsiva, tant'è vero che molto spesso Fibonacci iterativo viene fatto nei primi corsi di programmazione. Ricerca dicotomica, di nuovo, usando un bel ciclo while, è molto, 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 ma molto più efficiente farla non usando la ricorsione. Però, di nuovo, generalmente la ricorsione ha senso perché una volta che uno è riuscito a farsela entrare in testa, scrivere per tutta una serie di problemi, scrivere un algoritmo ricorsivo è veloce, incredibilmente veloce. Vuol dire che veramente voi in 10 minuti scrivete il vostro blocchettino di codice che elenca tutte le possibilità o che prova tutte le possibilità per risolvere un problema. E questo è molto molto comodo. Pensare in modo ricorsivo, pensare con l'impostazione mentale del dividi et impera è estremamente proficuo. Quindi ci sono ragioni per cui è utile che persone che devono affrontare problemi, anche se non necessariamente devono fare i programmatori, abbiano comunque presente la ricorsione. Allora, proviamo adesso nella restante pezzo della lezione a vedere degli esempi di algoritmi ricorsivi che vengono classificati come più complessi. Allora, uno classico, storico, direi nei corsi di Corno, quando faceva ancora l'esercitatore, credo, è il tour del cavaliere. Allora, immaginate di avere una scacchiera 8x8, dovreste sapere tutti come si muove il cavallo, quindi in realtà è il tour del cavallo, non il tour del cavaliere, ma il tour del cavallo. Voi sapete come si muove il cavallo negli scacchi, e il pezzo diciamo più complicato come movimento si muove a L, se volete vedere così, quindi dato il cavallo in una certa posizione può raggiungere le 8 caselle indicate in un colore leggerissimamente diverso, quindi due in orizzontale o in verticale e poi uno nell'altra direzione. Allora, l'obiettivo è quello di trovare una sequenza di mosse del cavallo che gli permetta di visitare tutte le celle della scacchiera senza passare mai due volte dalla stessa. Questo possiamo farlo con delle scacchiere più di dimensioni arbitrarie, chiaramente se la scacchiera è 2x2 non ci riesco, però in una scacchiera 8x8 io mi posso chiedere, ma è possibile trovare un percorso del cavallo in modo tale che il cavallo tocchi effettivamente tutte le possibili caselle? Allora, di nuovo, noi siamo in un problema che si presta benissimo all'uso della ricorsione. Cercate di generalizzare la visione del problema. Allora, voi state cercando una sequenza di mosse, un percorso, se volete. In ogni punto di questo percorso, voi avete davanti a voi una serie di scelte possibili. Quali sono queste scelte possibili? È semplice, tutto sommato, lo sapete. Se il cavallo è al centro può fare quelle 8 mosse, magari se in qualcuna di quelle 8 caselle c'è già stato ne potrà fare meno. Però
se si trova in un angolo ne potrà fare meno. Quindi in realtà voi siete sempre in grado di dire in un determinato punto del percorso quali sono le mosse che io posso ancora fare, la prima mossa che io posso fare. E la difficoltà in questo caso è nel elencare in modo sistematico tutti i possibili percorsi, perché io so che se elenco tutti i possibili percorsi ed esiste un percorso che tocca tutte le caselle della scacchiera, sarà uno fra tutti i possibili percorsi. Quindi mi basta semplicemente elencarli tutti e là in mezzo, il primo che trovo, mi fermo. Quindi la difficoltà nel tour del cavaliere non è una difficoltà di algoritmo, perché l'algoritmo è esattamente quello che abbiamo visto prima per l'espansione delle X. Io rappresento uno stato globale, allora nel mio stato globale ci sarà tendenzialmente la scacchiera, quali caselle ho già attraversato e quali no, in quale posizione si trova il cavallo in quel momento, e poi l'algoritmo è sempre lo stesso. Ho finito? Sì, no. Se sì, va bene, dipende, o canto vittoria oppure non so cosa faccio. Se non ho finito, vado a vedere quelli che sono i passi che posso fare. Per ognuno di questi compio il passo, e compiere il passo vuol dire modificare lo stato, che è una serie di variabili globali. Ad esempio, aggiorno quali sono le caselle visitate, quali sono le caselle non visitate, la posizione del cavallo. Chiamata ricorsiva, disfo. Allora, da scrivere è molto veloce. La cosa, se volete, che può creare maggiore complessità è quella di riuscire in qualche modo a rappresentare i possibili passi. Allora, i possibili passi sono questi otto possibili mosse. E probabilmente la cosa più semplice è quella di fatemi. Creare un altro progetto. Probabilmente il modo migliore per rappresentare i passi del cavallo è quello di costruire un vettore di mosse possibili. Per cui eccetera. Per cui in qualche modo io rappresento l'offset lungo la coordinata X e lungo la coordinata Y a ogni mossa, in modo da poter enumerare le varie mosse, ad esempio con un vettore di 8 mosse. Io ho 8 mosse e sono in grado di guardare quali di queste mosse ho. Qual è l'offset riferito a una certa mossa in una direzione oppure nell'altra. Però lasciando stare questo sistema che semplicemente ci semplifica un po' la vita scrivendo il codice, l'idea è di provare tutte le possibili mosse una dopo l'altra. Se una la posso fare, la faccio, aggiorno lo stato,
chiamo la procedura ricorsiva, torno indietro e provo la successiva. Quindi immaginiamo la nostra procedura ricorsiva potrebbe costruire un albero che, partendo in un certo angolo, fa una certa mossa, e a un certo punto, dove sono arrivato alla mossa 9, qui posso fare ancora delle mosse, sì, qui posso muovermi ancora, sì, qui posso muovermi ancora, sì. Ecco, arrivato alla mossa 12, non posso più fare nessuna mossa. Allora, non potendo fare più nessuna mossa, la mia esplorazione a questo punto tornerà indietro di un passo e andrò avanti esplorando man mano il mio albero di tutte le possibili alternative, fin quando lentamente alla fine non arriverò o ad averle provate tutte oppure a un punto in cui sono riuscito a effettivamente risolvere e calpestare tutte le possibili caselle. Ripeto, e il vantaggio della ricorsione è che un problema di questo tipo qui è estremamente semplice da un algoritmo per risolvere un problema di questo tipo è estremamente veloce da scrivere. Non è particolarmente efficiente, aspettatevi tempi di esecuzione lunghissimi che esplodono per algoritmi di questo tipo, però scrivere un algoritmo di questo tipo è estremamente semplice. Quello che voi dovete fare è riuscire a vedere il problema come un costruisco un percorso, un passo alla volta, e in ogni passo io ho un certo numero di diverse alternative. Quindi la complessità è appunto senza senso, perché vi rendete conto che appena la scacchiera inizia a le dimensioni della scacchiera iniziano ad aumentare, io non troverò mai nulla, però ha il vantaggio di poterlo scrivere in fretta, fondamentalmente. Quindi, algoritmo generale, ripeto, questo è l'algoritmo ricorsivo. Uno dovete impararne voi, tendenzialmente, per risolvere tutti i problemi di esplorazione, ed è questo. Semplicemente questo. Chi ha stampato i lucidi di Fulvio la volta scorsa, in realtà non sono così totalmente... I lucidi che ho messo online io adesso sono molto simili, ma non totalmente, e in realtà la parte diversa inizia fra qualche slide, ve lo segnalo. Problema del tutto analogo al problema del cavallo è: come faccio a sistemare 8 regine sulla scacchiera? Allora, 8 regine sulla scacchiera senza che si mangino l'una con l'altra. Allora, è possibile innanzitutto, punto di domanda. Allora, di nuovo, come possiamo vedere il problema di sistemare le 8 un certo numero di regine, al massimo 8 chiaramente, sulla scacchiera senza che queste si mangino una con l'altra, vedendolo come un problema di percorso? Ma in ogni passo del mio percorso io posiziono una regina sulla scacchiera. Quindi, al passo 0 io ho 64 possibili alternative. Al passo 1 ne avrò molte di meno, dipende da dove ho messo la prima regina, chiaramente. Però tutta una serie di caselle non possono più essere utilizzate. Quindi, al passo generico, quello che io devo fare è andare a scandire la scacchiera, andare a vedere le caselle ancora libere e provarle una per una. Quindi provo una certa casella, metto la regina, la tolgo. Provo una certa casella, metto la regina, chiamata ricorsiva, la tolgo, eccetera, eccetera.
Di nuovo, se io vedo il problema in questo modo, la procedura ricorsiva che posso utilizzare per risolverlo è sempre la stessa. Per ogni passo elenco delle possibili alternative, una per una la faccio, ricorsione, la disfo. La faccio, ricorsione, la disfo. Problema del domino. Altro problema che viene talvolta usato e dato per quando ci si occupa di ricorsione. Allora, costruire il serpente più lungo possibile utilizzando le tessere del domino. Con la regola che quando io costruisco il serpente, due tessere adiacenti devono toccare con un lato che ha lo stesso numero. Per cui, ad esempio, se una tessera finisce in 4, io dopo posso mettere una tessera con il lato 4 a contatto. Allora, dato un insieme di caselle, di tessere di domino, costruire la più lunga sequenza possibile. Questo è un esame che è stato dato un numero precisato di volte nei corsi di algoritmi in programmazione avanzata. Scrivere un programma C che, dato un insieme di tessere del domino, costruisca la sequenza più lunga possibile. E di nuovo, se voi ci pensate, è sempre lo stesso algoritmo, perché io sono perfettamente in grado di pensare alla costruzione della mia soluzione come una sequenza di passi. Allora, nel passo generico cosa faccio? Vado a ravanare nel mio sacchettino di tessere di domino, prendo tutte quelle che hanno una delle due estremità uguali all'ultimo numero del mio serpente, e quelle sono le possibili mosse. E com'è? Le metto una per una. E poi mi affronterò il problema alla mossa successiva. Quindi la visione del domino come percorso è assolutamente banale e intuitiva. Se io riesco a farlo, successivamente riesco ad avere una procedura sistematica che tira fuori ed enumera ed elenca tutte le possibili alternative, e fra queste ci sarà anche il serpente più lungo. Quindi quello che devo fare è mettermi con calma, provare tutti i possibili serpenti e fra questi memorizzare il più lungo. Da qui iniziano le slide che non c'erano nelle slide di Fulvio, ma sono 4, credo, in totale, quindi non dovete preoccuparvi. Il castello perché tutta una serie di problemi sono stati categorizzati sotto il nome di castelli fatati, per qualche ragione, non chiedetemi quale, però questi sono tutti vecchi temi d'esame che abbiamo usato per i corsi di algoritmo in programmazione avanzata. Allora, uno di questi problemi, ad esempio, ci dice: abbiamo una stanza quadrata, su questa stanza abbiamo una serie, questa stanza è mattonellata, e su ogni mattonella c'è scritto un numero. Il nostro eroe entra nell'angolo in alto a sinistra e nell'angolo in basso a destra abbiamo un mostro e un tesoro. L'eroe deve camminare lentamente sulle mattonelle fino ad arrivare al tesoro. Se quando arriva alla casella del tesoro il totale delle caselle che ha calpestato è uguale a x, il tesoro è suo. Se è diverso da x, il mostro se lo mangia. Quindi io devo trovare un percorso che mi porta ad arrivare dall'angolo in alto a sinistra fino all'angolo in basso a destra, esattamente calpestando caselle di peso con valore cumulativo pari a x. Quanto è questo x? Problema, di nuovo, se volete, che si presta perfettamente alla ricorsione. Allora, noi abbiamo il singolo
passo, è una costruzione di un percorso, fra i tutti i possibili percorsi che mi portano dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra, ce n'è uno che mi va bene, non so quale sia, ma ce n'è uno che mi va bene. All'interno di questa costruzione del percorso, il singolo passo è banale, perché io sono su una casella e mi sposto su un'altra casella, che problema c'è? Tutto sommato non credo che riuscireste in pochi minuti a tirar fuori un algoritmo che prova tutti i possibili percorsi senza usare la ricorsione, e se non avete visto prima il problema. Quindi il vantaggio della ricorsione è poter scrivere in fretta un algoritmo che prova a fare questo, cosa che si potrebbe provare a fare se un minimo mi aiutate e mi date una mano, perché io non garantisco. Allora, iniziamo a decidere le dimensioni del castello, diciamo che è un 8x8, poi definiamo la nostra stanza. Ok, e possiamo, no, questi però. C'è qualcosa che non mi convince. Sì. Allora, qui quello che dobbiamo fare nel main è, possiamo iniziare a pensare di metterci dei numeri a caso. Quindi allora, voi vi ricordate come si fanno a generare numeri a caso in Java? Allora, direi che perché qui non gli va bene. XY, certo. Riga. Colonna.
Vabbè, a questo punto possiamo anche provare a stamparlo, tanto per controllare che il tutto funzioni. Allora, vediamo un po' se questo mi crea una casella, una stanza, diciamo, 8x8 con dei numeri a caso sul percorso. Allora, quando si parla di funzioni ricorsive, la cosa migliore probabilmente è, come vi avevo detto, cercare di definire quello che è uno stato esterno. Uno stato con delle variabili globali che mi descrivono in qualche modo lo stato. Allora, quali sono le variabili che mi possono descrivere lo stato? Beh, tendenzialmente dove si trova il mio cavaliere? E qual è il peso qual è la somma delle mattonelle che ha pestato fino a quel momento? Quindi come lo posso chiamare? Current cosa? Current pestato, current. Quindi in ogni momento lo stato del mio sistema è definito da queste tre variabili, fondamentalmente. Dove si trova il mio eroe e quante sono le cose, quante sono il totale delle mattonelle che ha pestato fino a quel momento, quindi current pestato, se riuscite a dirlo. Allora, non mi interessa tener traccia di quali caselle ho già calpestato perché non era uno degli obiettivi. Andava benissimo dire che il cavaliere pesta più e più volte le stesse mattonelle. L'obiettivo semplicemente è che lui arrivi in basso a destra con avendo pestato il numero giusto di caselle. Ad esempio, può arrivare subito proprio davanti al mostro, continuare a fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro su due mattonelle che hanno peso 1 fin quando non arriva al punto giusto e poi tatan, arriva e si prende il mostro e si prende il tesoro. E questo qui andrebbe benissimo. Quindi non ho bisogno di segnarmi dove è già stato. Altro particolare, vabbè, in realtà ve ne parlo dopo. Adesso iniziamo a pensare alla procedura ricorsiva. Allora, la procedura ricorsiva potremmo chiamare find. Quindi ha come primissimo. Sempre la procedura ricorsiva ha come primissima cosa, come primissimo test, quello se sono arrivato, se ho finito oppure no. Quindi, come faccio a sapere se ho finito? Beh, current x deve essere uguale a size meno 1 e
current y deve essere uguale a size meno 1. Allora, se queste sono le, se queste cose sono verificate, allora io sono arrivato alla casellina del mostro. Se sono arrivato alla casellina del mostro, devo vedere se vengo mangiato o mi porto via il tesoro. Come faccio a capire questo? Beh, devo controllare se il mio current pestato deve essere uguale a cosa? Beh, a quello che voleva il mostro, quindi potremmo chiamarlo goal. E questa è un'altra funzione, un'altra variabile che ci serve. Allora, se questo è vero, beh, ho vinto. Altrimenti, mi è andata male. Ma non è detto, magari quel percorso lì non mi ha portato a nulla di buono, magari ne troverò uno che va bene. Una volta che ci siamo posti il problema di che cosa fare quando ho finito, quindi in entrambi i casi devo uscire dalla funzione, una volta che mi sono posto il problema di che cosa fare se sono arrivato nell'angolo in basso a destra, devo decidere che cosa faccio nel mio passo generico. Allora, nel mio passo generico io ho tendenzialmente quattro possibili io ho esattamente quattro possibili alternative, perché posso andare a nord, a sud, a est o a ovest, esatto. Allora, come faccio a inserire le quattro possibili alternative in un modo che sia tutto sommato gestibile bene all'interno di un programma? Beh, quello che mi farebbe piacere poter fare è for t uguale 0, t minore di, in questo caso sono 4, più più t, se possibile fai ricorsione disfa. Ecco, questo è un altro schema assolutamente comune che si trova quando si implementano le funzioni ricorsive. Nello pseudocodice vi avevo scritto per tutti i possibili passi fai il passo, chiama la funzione ricorsiva, disfa il passo. Questo concettualmente, molto spesso la cosa più semplice da fare è riuscire a enumerare i possibili passi e per tutti i possibili passi mi chiedo se il passo è fattibile, se il passo è fattibile lo faccio, lo ricorsione, lo disfo. Quindi in realtà quello che nel precedente pseudocodice era semplicemente un per tutti i possibili passi, qui è un for seguito da un if. E questa è una cosa che si trova molto spesso, è una cosa estremamente comune. Il vedere in una procedura ricorsiva questo for che mi enumera tutte le possibili alternative teoricamente possibili, poi un if che mi filtra quelle che effettivamente posso fare, e se io supero l'if allora la faccio, ricorsione, la disfo. Quindi il passo iniziale è quello di come faccio a enumerare le mie possibili mosse in modo che abbiano un indice, in modo che io possa dire mossa 0, mossa 1, mossa 2, mossa 3, fondamentalmente. Allora, molto, molto spesso quello che si fa è usare un vettore di appoggio per cui vettore o addirittura una matrice, se volete, che mi contiene gli offset, se volete,
del mio dei miei, de, del mio percorso. Allora, una possibile mossa sarà muoversi lungo un asse, fare ad esempio un passo a destra. Un'altra possibile mossa sarà fare un passo a sinistra, fare un passo in alto e fare un passo in basso. Vediamo qui perché non gli va bene. Perché non gli va bene? Illegal modifier for parameter step, only final is permitted. Allora, quindi tutti i possibili passi sono, diciamo, contenuti in questo vettore step, il che vuol dire che qui io posso new x sarà uguale a current x più step no, qui mi sto perdendo. Ok. Allora, a questo punto, dopo che io ho calcolato quali sono il nuovo x e il nuovo y, a questo punto posso iniziarmi a chiedere se è possibile. Allora, se è possibile, cosa dovrò andare a vedere? Dovrò fondamentalmente vedere se new x deve essere maggiore o uguale a 0. And new x deve essere minore di size. And y deve essere maggiore o uguale a 0 e y deve essere minore di size. E manca ancora una condizione. Vediamo se vedete qual è la condizione che manca. Vedete la condizione? Manca una condizione fondamentale ed è il... Quando è che la ricorsione termina? Termina quando, ok, quando arrivo nell'angolo in basso a destra termina, però io potrei non arrivare mai nell'angolo in basso a destra, io potrei mettermi a fare un passo a destra, un passo a sinistra, un passo a destra, un passo a sinistra, un passo a destra, un passo, e non arrivare mai nell'angolo in basso a destra. In realtà ho bisogno di un altro di un altro sistema che mi assicuri che prima o poi la ricorsione termina.
Allora, se io mi imponessi che tutte le caselle devono essere possono essere calpestate una volta sola, questo chiaramente è un modo per terminare, perché dopo size per size passi non posso più farne nessuno. Ma visto che io non mi sto imponendo questo, quale può essere un metodo per sapere che sicuramente devo interrompere la ricorsione? Esattamente, e la cosa è che le caselle che ho pestato fino a quel momento devono essere minori del goal fino a quel momento. Sì, questo è talmente significativo che potrei anche metterlo qui e quindi chiedermi se ho pestato più di allora esco sicuramente, non sto nemmeno a perdere tempo ad andare avanti. C'è una domanda? No, ok. A questo punto, sono in questa situazione. Cosa devo fare? Fai il passo. Allora, fai il passo vuol dire modifica lo stato globale in modo tale da tenere conto della... modifica lo stato globale in modo da tener conto del passo che sto facendo. Beh, in questo caso direi che current x deve diventare new x, current y diventa new y e current pestato va sommato con il peso della mattonella su cui sono in questo momento, quindi in realtà andava fatto prima, quindi com'è che si chiama la room, ok. A questo punto posso chiamare la procedura ricorsiva e al ritorno alla procedura ricorsiva devo disfare il passo corrente. Come faccio a disfare il passo corrente? Quali cose ho fatto? Devo tornare indietro alla casella in cui ero. E come faccio a tornare indietro alla casella in cui ero? Disfo il passo che ho fatto. E a questo punto tolgo il peso della casella che ho appena pestato. Beh, dal momento che questo lo faccio e lo disfo ogni volta, direi che posso anche metterlo al di fuori del for. Quindi faccio il passo, chiamo la procedura ricorsiva, disfo il passo.
Allora, più o meno iniziamo a esserci. Mancano ancora alcuni dettagli. Beh, innanzitutto, sì, mi ero dimenticato di dire il fatto che noi ci fermiamo quando il numero, le mattonelle pestate superano il goal. Funziona bene come condizione di terminazione con la condizione che tutte le mattonelle siano positive. Per cui questo mi garantisce che in un numero finito di passi io ho raggiunto, io mi fermo, che non possono esistere percorsi più lunghi di un certo numero di passi. Perché se no, se esistessero mattonelle negative o anche solo mattonelle uguali a zero, il numero di passi, ad esempio, fra due mattonelle uguali a zero, io continuo a fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, il totale delle mattonelle pestate non aumenta e la procedura si blocca. E questo capita spesso, fidatevi. Questo, ripeto, l'aver sbagliato la condizione di terminazione è tendenzialmente la cosa più frequente negli algoritmi, l'errore più frequente negli algoritmi ricorsivi. Il secondo errore più frequente è non scrivere correttamente il backtracking, quindi non rimettere le cose a posto dopo la chiamata. Però quella in assoluto più comune è avere una procedura ricorsiva in qualche modo che continua a chiamarsi e richiamarsi e richiamarsi senza avanzare, per cui a un certo punto il tutto si blocca. Allora, più o meno questo potrebbe iniziare a funzionare, però quello che ci serve è in realtà un minimo di feedback. Allora, come faccio ad avere una qualche parvenza di quello che sta succedendo all'interno del mio algoritmo? Beh, allora, una cosa che potrei fare è, ad esempio, provare a tenermi una variabile che si chiama path, che contiene il percorso che io effettivamente ho fatto. Allora, questo qui la facciamo di dimensione goal pestato. Di nuovo, sempre con l'idea che ogni passo sicuramente almeno uno costa. Se il mio goal come quantità di come peso che devo aver fatto per arrivare nella casella in basso a destra e vincere il tesoro è un certo numero, più di quel numero di passi non posso fare. Quindi dichiararlo di questa dimensione è tutto sommato abbastanza sicuro. Allora, se io arrivo in basso a destra, direi che quello che devo fare è stampare il path fino a quel momento e poi sapere se ho vinto oppure no. Se io arrivo in fondo e non ho vinto, beh, stamperò il path e poi dirò che non ho vinto. Allora, un modo, ritorniamo a quello che avevamo detto prima, all'inizio, l'ora scorsa, è comodo molto spesso tenere una variabile che ci dice a quale passo siamo arrivati. In questo caso non la usiamo come l'abbiamo usata la volta scorsa, però è una variabile comoda, perché se non altro ci aiuta a costruire il percorso, perché se noi qui prendiamolo, facciamola intera. Quindi quando qui siamo al passo n, gli diciamo che il passo n sarà uguale a t,
dove n è il numero del passo e t è la scelta che noi abbiamo fatto, e quando lo, diciamo, lo smontiamo, risegniamo meno 1 perché quel passo non l'abbiamo fatto. Notate che questo è inutile in questo momento, però troppo male non fa. E find, a questo punto dovremo fare find di n più 1. Allora, se io sono arrivato qui, sono arrivato in fondo e ho un percorso per arrivare in fondo, e tanto vale stamparlo. Questo percorso sarà fatto da n passi. E il risultato di questo percorso potrebbe essere o che ho vinto, o che non mi è andata bene. Quindi, quando io arrivo fino in fondo, chiedo, controllo o se ho vinto o se non mi è andata bene, lo segno in qualche modo. E potremmo essere prossimi a vedere cosa succede a lanciarlo. Sì, però devo metterlo anche. Allora, dopo aver stampato la cosa, possiamo lanciare il programma con un bel find di 0. Quindi, passo 0 della nostra ricerca. Qualcosa sta facendo, ma non sapremo mai se va bene oppure no. Quindi proviamo a semplificare enormemente il problema. 4 per 4 e l'obiettivo è arrivarci in 5 passi. Direi che non ci arriva. 10. Ok. Qualcosa sembra aver trovato, bisognerebbe controllare se ne trova. Allora, 0001010222, in teoria lui sostiene di essere arrivato in fondo con 10. Bisognerebbe controllare a che cosa corrispondono i vari passi, ma questo potremmo farlo semplicemente andando a creare un'altra piccola struttura. Allora, se noi guardiamo, il passo 0 corrisponde a est, il passo 1 a ovest, il passo 2 a nord e il passo 3 a sud. Sud-nord, perché sud aumentiamo di 1 e quindi scendiamo alla riga successiva. Quindi potremmo costruirci est, ovest, sud, nord. Mi aiuta la sintassi di Java a fare una cosa del genere? No. Est, ovest, sud, nord.
così potrebbe essere più Java. Ok, così è più Java. Allora, a questo punto qui, invece di stampare questo, qui stampiamo %C P. Allora, con un cambiamento di questo tipo dovrebbero, eccolo qui, dovrebbe venire un qualcosa di più comprensibile. Vediamo un po' se il primo percorso est, 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 quindi 2, 1, 2 e fa 5, sud, 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 uoa. Forse perché dovevamo dargli come primo... current pestato è uguale a mappa current x current y. Si chiama mappa sopra, no, room. Quindi inizializziamo le varie variabili. E vediamo un po'. Est, est, sud, sud, est, sud. Est, est, sud, sud, est, sud. Allora, da qui. Est, est, sud, sud, est, sud. Chi lo conta un po'? Allora, est, est. Quindi siamo a 3. Poi arriviamo qui. 4, 5. Sud, 6, 7. 9, 10. Non considera, perché non considera l'ultimo. Per come l'abbiamo scritto, lui non considera mai il peso della casellina su cui arriviamo, quindi in effetti lui arriva correttamente pestando 10, perché non consideriamo questo qui qua sotto. Quindi prima che ne troviamo uno, eccolo qui. Possiamo anche limitarci a stampare soltanto quelli in cui effettivamente troviamo qualcosa di buono. Vediamo un po'. Sud, est, est, sud, sud, est. Me lo confermate? Sud, est, est, sud, sud. Vi torna? Qualcuno mi dice sì o no? Ricordate che l'ultima casella non viene considerata. Quindi lui si trova qui ed è 1, va a sud. A questo punto arriva qui, va a est ed è 2, va ancora a est ed è 3, arriva qui, va a sud, 4, 5, arriva qui, va a sud, 6, 7, va qui a destra ed è 8. Forse considera anche quello in cui arriva, non lo so. Sì, questo qui va bene, perché se voi lo guardate, questo qui va dritto fino qua e poi scende giù dritto, ed effettivamente è 10.
perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Ok, allora, quale può essere un problema da aggiungere? Allora, innanzitutto, come si può fare? Funzionava? No? Fa 11. Fa 11. Allora, concordo anch'io che faccia 11. Allora, est-est, sud, quindi lui percorre quei tre là sopra, 1, 2, 3, 4, 5, poi fa un passo a sud e va qui, 6, 7, 8, 9, 10. Però mi sembra totalmente casuale questo, quindi non, il fatto che sia arrivato con 10 non mi ispira più di tanto. Allora, perché qui current x e current y potrebbero anche essere sbagliati. Allora, sì, mi sa di... Ok. Allora, est, 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 sud, 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 quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ok. Oppure est, uno, due, sud, uno. Chi lo conta? Funziona, no? Controllate se così è corretto. Così, così dovrebbe essere corretto. Quello lì è corretto. Diciamo, ne sono giusti due, quindi qualcuno ha trovato uno che non va bene? Allora, il... come? Così è cambiato. Il primo percorso è abbastanza semplice, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Ok, il primo è giusto. Allora, quello che io faccio qui, se guardate, è metto il path, cambio il current x e y, gli aumento la casella in cui sto andando, procedura ricorsiva, rimuovo dal peso la casella in cui sono andato, torno indietro di un passo e questo qui che è inutile perché tanto non ci riscriverò sopra di nuovo, comunque non lo considererò.
Allora, quello che ho come problema, se vedete, è che lui non trova il primo percorso, ma li trova tutti. Allora, come posso fare per fermarmi e trovare il primo percorso possibile? Questo è un altro piccolo problema che possiamo avere nelle procedure ricorsive ed è quello che viene chiamato propagare la condizione di terminazione. Allora, io posso pensare che la mia procedura ricorsiva, invece di essere un void, sia un int e ritorni 0 se non ha trovato o 1 se invece ha trovato qualcosa. Questo vuol dire che qua dentro io devo fare ritornare 1 e qui dovrò ritornare 0. E eventualmente qui dovrò ritornare 0. E qui dovrò ritornare 0. A questo punto, quando io provo a chiamare find in modo ricorsivo, beh, se find mi dà un risultato, torna un valore diverso da 0, allora io restituisco subito 1, senza andare avanti con le mie prove. Quindi non appena nella ricorsione una delle chiamate ricorsive restituisce 1, tornando indietro nella ricorsione, tutte quante finiranno immediatamente restituendo 1. E infatti, non appena io trovo una singola soluzione, la procedura ricorsiva si interrompe e io restituisco 1. Est-est, sud-sud, est-sud. Sì, giusto, funziona. 10 e arrivo nell'angolo in basso a destra. Quindi, in questo caso qui, ho leggerissimamente modificato la mia procedura ricorsiva aggiungendo questa possibilità di uscire in mezzo e soprattutto devo gestire il fatto che io esco e che propago l'uscita. Se esco perché ho trovato, allora continuo a uscire. Questo talvolta mi serve perché se l'obiettivo è trovare un percorso, il primo percorso, non ho nessun interesse nell'esplorare tutti i possibili percorsi. Fra l'altro, il main qui potrebbe anche avere potrebbe anche verificare che effettivamente quello che viene restituito dall'ultima chiamata è o 0 o 1, 1 se ho trovato qualcosa, 0 se non ho trovato nulla. Quindi, wow, esiste una soluzione, vediamo se non esistono soluzioni. Allora, modifichiamo qui, mettiamo come golpe stato 2, così è sicuro che non esistano soluzioni. E guardiamo un po' cosa succede. Lui non trova nulla ed effettivamente mi dice che non esistono nessuna soluzione, non esiste nessuna soluzione. Diciamo che questo è 10 per 10 e l'obiettivo è 50 e lui la trova, eventualmente. Sono sempre estasiato quando qualcosa funziona, ma se
se voi guardate la procedura ricorsiva, è tutto sommato semplice, piccola, ed è un problema che, secondo me, senza procedura ricorsiva non è così immediato affrontare o risolvere. Trovare il percorso che mi porta a prendere il tesoro pestando il numero giusto di mattonelle non è immediato da fare senza ricorsione. Mentre se ci pensate qui, le parti complicate alla fine quali sono state? Beh, la codifica dello step con questa specie di strampalato vettore che poi mi permette di fare questo fondamentalmente, quindi di enumerare le possibili cambiamenti, di avere gli offset sull'asse X e sull'asse Y in base ai vari passi, quindi passo 0, passo 1, passo 2, passo 3. Il passo 0 mi sposta in un modo o nell'altro, il passo 1 mi sposta nell'altro, esatto. E qui si può fare più o meno raffinato, si può fare con una classe, si può fare con una struttura, si può fare come volete. E poi come memorizzare il percorso, se volete, in modo che sia in qualche modo comprensibile che cosa sta succedendo, perché ho bisogno di un qualcosa che mi traduca da passo 1 a est o passo 2 muoviti a sud, qualcosa del genere. Però a parte queste cose qui che sono manovalanza, l'algoritmo in realtà è incredibilmente corto, perché abbiamo, se ho finito, altra condizione che ci garantisce che non andiamo a entrare in un loop infinito, tutte le possibili mosse, se la mossa è fattibile, e poi fondamentalmente l'algoritmo è questo. Fai la mossa, chiama la procedura ricorsiva, disfa la mossa. Quindi quante righe sono? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 10 righe. E con 10 righe io alla fine riesco a risolvere questo problema, tutto sommato in modo abbastanza efficiente. Vogliamo farci del male, vediamo un po' se troveremo mai la soluzione. No, lo lascio provare a voi con questi numeri grossi. Quindi il vantaggio della ricorsione è scrivere in poco tempo qualcosa che ci dà un'idea di quello che sta funzionando. Ho un'idea dell'algoritmo, numero uno. Numero due, capacità di vedere un algoritmo come divide e timpera. Numero tre, capacità di gestire in modo efficiente strutture dati ricorsive. Queste sono le ragioni per cui serve la ricorsione. Oltre a questo classico problema, ne esiste un'altra variante che ha una piccola difficoltà in più. Ah, questo è perché nel caso che non mi fosse venuto l'algoritmo io avevo pronto qualche slide per intrattenervi. Ed è un analogo, però invece di avere il problema di pestare un certo numero di caselle, se io sono su una casella con indicato 4, il mio passo è lungo 4. Quindi se io sono su una casella con scritto sopra 4, mi posso muovere di 4 a destra, di 4 in basso, di 4 a sinistra, di 4 in alto, non di meno e non di più. Ad esempio, qui vedete che per arrivare al tesoro io devo fare un salto di 4 a destra, poi un salto di 3 in basso, poi dei passetti di 1 a destra, 1 in alto, 1 a destra e poi arrivare lentamente al tesoro. In questo caso ho dei problemi diversi perché non ho il mostro alla fine, non ho la somma delle mattonelle. Devo preoccuparmi di sapere se sono già passato su una mattonella, chiaramente, perché sennò potrei mettermi a fare un circolo continuando sempre a stare sulle stesse, e ho un backtracking leggerissimamente più complicato, perché quando devo tornare indietro devo ricordarmi di quant'era lungo il passo che ho fatto, perché se so semplicemente che sono arrivato, che se so che sono nella casella 10-10 e devo tornare indietro, devo sapere di quanto tornare indietro. E questo è il problema che sicuramente incontrate se,
se provate a scriverlo. Ci sono un qualsiasi numero di libri, tutti estremamente belli e interessanti, sugli algoritmi ricorsivi, fra l'altro persino il tutorial del logo, non so se nessuno di voi ha mai programmato il logo, la tartarughina che si muove, sto cercando di traviare mia figlia adesso, però ci sono gli algoritmi ricorsivi in logo, e sono carini perché vengono fuori dei frattali, non male, però la ricorsione tutto sommato ha una sua utilità e serve. Detto questo, vi saluto e vi lascio alla prossima settimana.